Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti, tutti i giudei, non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame, di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora solo con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano vi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comando di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Parola del Signore. Ecco, questa liturgia è un grande aiuto per il rinnovamento del nostro cuore, per avere un cuore pieno di pace, pieno di amore e più esattamente dovremmo dire pieno di Dio. Abbiamo sentito come il Signore ci tiene al cuore. Non si accontenta delle preghiere, delle labbra e neanche di una condotta di livello, diremmo noi, solo umano, razionale. Non si accontenta perché Dio è amore infinito. Se noi abbiamo vicino a noi una persona che fa tante cose così, ma non ci vuole bene, non le fa per amor nostro, noi non siamo contenti di quella persona. Perché il bisogno più profondo del nostro cuore è quello di essere amato e di amare. Così è Dio, così è Dio che ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Quindi dobbiamo, con l'aiuto di questa parola, comprendere meglio il primato del cuore. Ciò che conta nel rapporto con Dio è il cuore, il centro profondo della persona, le scelte che facciamo e l'amore, ciò che noi amiamo. E per camminare verso questo cuore nuovo abbiamo due indicazioni, una dalla prima lettura e una dal Vangelo. Dalla prima lettura dobbiamo prendere questa cosa bellissima: il cuore nuovo avviene quando preghiamo nel Tempio del Signore. Ecco, abbiamo sentito che Salomone fa questa grandissima preghiera per il Tempio di Gerusalemme
e dice a Dio: siano i tuoi occhi rivolti a questa casa giorno e notte, e fa il prodigio di abitare qui, abitare qui, abitare qui. E per tanti secoli Israele ha avuto nel suo tempio di Gerusalemme come il luogo in cui Dio veramente si è reso presente. Però il tempio di Gerusalemme, anche le nostre belle chiese, il santuario, le nostre basiliche, la cattedrale, tanti templi, sono un segno molto imperfetto di un altro tempio vivente, che è Gesù stesso. Lui che disse di fronte ai giudei proprio prima della passione e morte: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo riedificherò. Da quando è venuto Gesù nel mondo, soprattutto dopo la sua morte e risurrezione, il tempio dove Dio abita è proprio Lui. Quindi se noi vogliamo rinnovare il nostro cuore, dobbiamo allenarci a pregare in Gesù, nel suo spirito, con la sua potenza, confidando in Lui. Così il nostro cuore diventerà gradito a Dio, perché, dicono alcuni autori spirituali, anche padri della Chiesa, Dio ascolta solo ciò che passa attraverso il Figlio. Gesù stesso questo l'ha detto: finora non avete chiesto nulla nel mio nome e non avete ottenuto, chiedete nel mio nome e otterrete. Significa chiedere in Lui, nel suo Santo Spirito, perché Lui è il grande tempio vivente in cui si realizza, dice San Paolo, in modo corporeo, fisico, la pienezza della divinità. Ecco, questo è il primo passo. Poi c'è un secondo passo per il rinnovamento del cuore, attinto al Vangelo di oggi. Avete sentito Gesù come fa questa polemica con i farisei e li rimprovera: voi avete reso vano il comandamento di Dio per seguire la tradizione degli uomini. O seguendo la tradizione degli uomini, cosa vuol dire? Vuol dire che questo primato di Dio nel cuore in certi momenti si scontra con la forza delle tradizioni umane, con le leggi umane, con quello che dicono tutti. E quando noi abbiamo messo Dio al centro del nostro cuore, Dio prevale, Dio prevale. E allora dobbiamo anche qui allenarci, perché la tradizione umana ha una forza su di noi, la cultura umana, e noi a volte rischiamo di fare l'errore dei farisei, cioè di dare il primato alle tradizioni umane e calpestare il comando di Dio. Mi viene in mente un esempio, ma non è l'unico, ce ne sono tanti. Per esempio, per quanto riguarda l'aborto, che è una cosa molto importante, che ha tante conseguenze, eccetera, la legge di Dio dice: non uccidere, non uccidere. Nel caso dell'aborto ancora di più, perché si tratta dell'uccisione del proprio figlio, che dobbiamo difendere anche a costo della nostra vita. Invece la tradizione umana cosa dice oggi? Dice: un diritto della donna, è un diritto. Qui siamo di fronte al capovolgimento, così anche in altri argomenti si vede uno scontro, una opposizione tra il comandamento di Dio e la tradizione, o a volte le leggi degli uomini.
Ecco, in questo caso, quando noi vogliamo onorare Dio non con le labbra, ma con il cuore, con le scelte profonde della vita, dobbiamo prendere la difesa di Dio, anche controcorrente, a volte anche a prezzo della vita. Chiediamo al Signore questa forza, chiediamo questo cuore nuovo e anche siamo contenti perché almeno un po' questo cuore nuovo già c'è in noi. Diciamo così: Signore Gesù, Signore Dio, grazie che ci hai chiamato alla fede. Grazie che ci hai chiamato alla fede. Grazie che ci hai dato il tuo spirito. Grazie che ci hai dato il tuo spirito. Rinnova sempre il nostro cuore. Rinnova sempre il nostro cuore. Aiutaci a pregare in te. Aiutaci a pregare in te. Nella potenza del tuo Santo Spirito. E a anteporre la tua volontà a quella degli uomini. E anteporre la tua volontà a quella degli uomini. La tua legge alla legge dello Stato. La tua legge alla legge dello Stato. Quando confligge con i tuoi comandamenti. Quando confligge.